Sente pure. Allora, ciao a tutti belli e brutti, dal vostro Christian e Ares. Eccoci tornati a una nuova live dedicata a FIFA 19, all'appuntamento settimanale del ritiro dei premi della Weekend League e delle Rivals. Allora, Weekend League sono arrivato oro 3, mi sono fermato. E invece per quanto riguarda le Rivals, questa volta sono arrivato al livello 1, a livello primo. Bene, bando alle ciance, andiamo a vedere un po' qual è la nuova squadra della settimana. Andiamo direttamente nella seconda schermata. Questa è la squadra della settimana. Niente di che, niente di interessante. L'unico, vabbè, c'è Verdi che, vabbè, fa quel che l'è. Niente di interessante, fa abbastanza schifo. Uscita un'altra versione di Poulsen, c'è Vela, c'è lui che è tedesco, ma niente di che, fa abbastanza cagare. Quindi nulla, ragazzi, andiamo a aprirci queste pick. Poi, una volta aperto tutti i pacchetti, andrò ad aprire anche i pacchetti delle Rivals di mio nipote Nicola, che non sarà presente. Allora, andiamo un po' a ritirare i premi, quindi della Foot Champions. Riscatto poi la Weekend League e poi apriamo i pacchetti delle Rivals. Ok, allora facciamo indietro, esci e vediamo dopo. Intanto andiamo nella Foot Champions. Andiamo a riscattarci. Gioco più ci gioco, più lo odio sto gioco. Allora, direi che due pacchetti oro, un pacchetto giocatori nel mega, mi prendo 58.000 crediti, tanto il resto non me ne faccio niente, quindi mi ha preso dei pacchetti, quindi i premi, confermiamo, mi prende crediti livello 1. Così almeno mi faccio i crediti per prendermi un giocatore che mi serve. Tanto i giocatori che mi servono non li troverò mai. Allora, andiamo a ritirare le pick, che sono anche accantonate. Andiamo a vedere un po' la prima pick, 1 di 3. Vediamo un po' quale fenomeno troveremo. Non c'è niente di che, quindi non mi aspetto niente di particolare. Abbiamo trovato questo che gioca in MLS, portiere 84. Vabbè, visto che andiamo sull'overall più alto, tanto schifo per schifo, almeno prendiamo quello che è l'overall più alto. Guaita, ce lo siamo presi. Vediamo un po' la seconda pick che cosa ci riserva. 83 Ndidi, ma non è ancora guaita, perché se non lo trovo è come le famose patatine, se non lo trovi 2 volte godi solo metà. Vabbè, Ndidi, che lo uso versione 80, pensate un po', quindi vediamo, proverò anche questa versione qua, vediamo. Questo lo proverò sicuro, questo lo metterò in qualche sfida, tanto per avere un overall, alzare l'asticella dell'overall. Nulla, le due pick l'abbiamo aperta, adesso ci apriamo i pacchetti, vediamo se mi pentirò di aver preso 58.000 crediti oppure se ne sarò soddisfatto. Allora, apriamo i pacchetti giocatori rari, poi no, apriamo prima i mega, il pacchetto giocatori rari ce lo teniamo alla fine. Apriamoci prima il pacchetto mega, credo di aver abbassato il volume, ma a quanto pare il video di merda non lo fa, almeno si è aperto. Luis Gustavo sembra un mendicante, però vabbè, 83 niente, quindi
Gli altri che fenomeni saranno? Andremo a vedere. Gomis, l'abbiamo trovato ancora. Candreva, Cristian Teio, Caldara. Giocatori che potrebbero servirmi, che adesso per il momento si vendono anche abbastanza, si dovrebbero vendere anche abbastanza bene. Confronto a prezzo. La mia speranza è sempre l'ultima a morire, però 7,50 non sarei cagato nessuno. Vediamo un po' Caldara, confronto, più che altro sugli attaccanti che vengono venduti tanto, quindi niente, vediamo se abbiamo qualche tedesco, abbiamo Musa, ne abbiamo un altro, vediamo, magari questo qua è centrocampista, 900, 800, no, non se lo caga nessuno, fanno tutti cagare, del resto non c'è neanche una forma fisica rara, l'abbiamo trovata, cambio ruolo. Abbiamo trovato anche Savic e Dinei. Vabbè, primo pacchetto ce lo siamo levati dalle palle. Prendiamo sul pacchetto, l'altro pacchetto Mega, poi andiamo sui giocatori. Non vedo l'ora di trovare. Ah, almeno Walkout, ragazzi. Non ci crederò mai in tutta la mia vita. Beh. Ah, Handanovic. Handanovic. Buono. Buono, Handanovic non è male. Lo usano in molti nella Weekend League. Potrebbe prendere il posto. Ah, pure un if, ragazzi. Pure un if. Gioca in Svizzera, quindi non credo che valga qualcosa. Confronto a prezzo. Ah, 12K. Lo prendo, non mi gusta. Magari aspetto che esca qualche sfida dove richiedono if, così almeno cerco di venderlo a un prezzo più alto. Vediamo un po' quanto costa Handanovic, confronto a prezzo. Più 41-40K. Lì. Sì, buono, buono, dai. Questa volta la EA mi ha dato soddisfazioni. Vabbè, il resto è merda, però almeno un if è Handanovic. Non sono male. Ho anche tre forme fisiche rare che ci posso servire. Recupero degli infortuni, cose utili finalmente in un pacchetto mega. Questa, vabbè, è merda. Questa qua ce le togliamo. Divise ovviamente rare che non servono una beata minchia. Scusate il termine. Devo anche stare attento a quel che dico, perché adesso col passaggio dell'articolo 13 bisogna stare attenti anche a quel che dicono, a quel che si dice più che altro su YouTube, ma siccome caricherò anche il video, farò l'esportazione anche su YouTube, quindi devo stare attento anche alle parole che dico, perché anche se non ho raggiunto i 1000 iscritti, cagano il cazzo, ragazzi. Scusate ancora il termine, rompono gli zebedei, diciamo così, pupparle. Vabbè, dai, questo pacchetto non era malvagio. Andiamo a vedere un po' il pacchetto che si presume sia il migliore, perché sono 12 giocatori, 12 oro e tutti i 12 rari. Quindi dovrebbero essere interessanti, almeno si spera. Proviamo. Allora, bando alle ciance, apriamoci sto pacchettino e vediamo. Workout anche questo. Attenzione, ragazzi, mi sfrego le mani, vediamo un po' se porta bene. Spagnolo, CC. No, Iniesta. Iniesta poteva essere utile FIFA 18, FIFA 17, probabilmente. Adesso sì, non è male, sempre walkout, però vabbè. È quasi inutile. Aspetta, quanti doppi hanno trovato? Beh, comunque anche un 84, non è male. Sono tutti ci sopra. Mi ha trovato pure sto lagnette lagnoso. Mitico Quagliarella, lui è un attaccante, dovrebbe costare qualcosina. Confronto a prezzo. Sì, certo, io ci spero sempre. Porco il bue. Facciamo così, diciamo, mettiamo 850.100, non so se il resto li mettiamo tutti in vendita.
Questo però non è tedesco, anche se gioca in Bundesliga, poco me ne conta, non costerà un cacchio. Non varrà niente, è 700, non se lo caga nessuno, quindi me lo tengo per qualche sfida. Portu, che ho beccato uno che usava Portu If ed era una cosa infermabile. Iniesta, andiamo a vedere un po' quanto costa Iniesta, confronta. Ah però, 25k... Ah, interessante, vediamo un po' se riusciamo a venderlo. Io lo metto in vendita perché tanto non me ne faccio niente. A parte, vabbè, un 87 per qualche sfida, ma io le sfide adesso ultimamente non le sto più facendo perché non ha. Sto. Anche i pacchetti delle Rivals non le prendo più uno scambiabili perché non ha. Cioè, i giocatori che non puoi più rivendere, tanto dopo un po' ti stanchi, almeno io mi stanco, non potendoli vendere, ci perdo proprio il gusto di tenerli, non potendo più rivenderli, cioè come se perdessi i crediti. Per fare i crediti mi faccio un culo a cappella di prete, perdonatemi il termine, quindi onestamente preferisco tenerli. Sfide non si aggiornano da 2 giorni non esce una sfida nuova. Vediamo se è uscito qualcosa di interessante. Mi interesserebbe fare nani, però che potrebbe far. Perché poi ho intenzione di farmi anche Alessandrini, che è la sfida della MLS e della Major League. E così almeno farebbe molta intesa con Martinez e Ibrahimovic, e poi avrei anche Bradley, che non è male. Però boh, non mi dice niente come il discorso di prima, onestamente. Porca zozza. Allora, beh, male non è male. Uno dei pochi che ha sia che 5 di piede debole che di mossa di abilità, quindi non è male, però il resto fa cagare. Vabbè, difesa non ce ne può fregare di meno, però fisico almeno un pochino di elevazione in più io potevo andare. Ha la resistenza quanto un bambino di 2 anni, cioè, ok che ha 90 di velocità, 92 di dribbling, ha anche un buon tiro, quasi quasi. Quanto tempo ho ancora per farlo? 6 ore. Ok, devo sbrigarmi. No, non credo di farlo. Neanche Robben, no, nulla di... Questo chi è? Questo dove ha giocato per fare un flashback? Onestamente non. Jackson Martinez. Non mi dice niente, lo so. Scrivetemi sotto nei commenti se ha fatto qualcosa o non ha fatto qualcosa. Sergio Ramos non lo farò mai. Questi qua del compleanno sono inutili. Perché mettermi un attaccante come difensore centrale? Ciao Lia. Ciao Lia. Bene, dai ragazzi, questi erano i pacchetti del mio account. Adesso passerò in Facecam perché entrerò nell'account di mio nipote Nicola. Allora, chiudiamo l'applicativo. Faccio logout. Ultimamente mi sta scadendo molto FIFA, quindi ci sto giocando tantissimo, soprattutto adesso le Rivals, perché volevo farmi la sfida dei giocatori tedeschi. Perché Boateng come CDC a me la Bundesliga piace molto. Il problema è che per riuscire a segnare e vincere la partita non è facilissimo. Ne ho vinte per il momento 5. Le squadre che becco sono squadre fortissime, molto forti, e quindi mi viene difficile riuscire a vincerle. Però vabbè, spero di riuscirci. Ah, cavoli, settimana scorsa ti ho aiutato. Ah, sì. Questa volta sono andata a testa bassa, però non è che non mi è andata male. Allora, cambiamo utente. Vediamo quello di mio nipote, tanto non è online, ma ha scritto che non è online. Allora, abbiamo FIFA. Ho intenzione anche, nell'attesa, avevo intenzione di fare anche Sekiro.
o Sekiro, però è troppo difficile. Almeno quello che vedo non è un gioco per me. Sì, beh, magari prossima settimana ci organizziamo. Ci si organizza bene. Anche perché settimana scorsa l'ho fatta la sera, quindi io questa sera non potevo aspettare. Nulla, apriamo questi pacchetti, apriamo l'account di mio nipote. Stanza lento. Tanto settimana prossima li aprirò il pomeriggio perché farò mattina, lavorerò la mattina e quindi giocherò nel pomeriggio. Quindi magari ci si può organizzare, sento magari anche gli altri miei nipoti e vediamo. Bene, bando le ciance, ritorniamo nel game. Eccoci qua. Allora, mi ha detto di ritirare Champions non l'ha giocata, Division Rivals, mi ha detto di ritirare i pacchetti non scambiabili, quindi ci andiamo a aprire questi quattro pacchetti. Ah, livello 3 delle rivali, sta giocando veramente pochissimo. Ok. 10 due pacchetti, ma in realtà sono 4. Allora, pacchetto orari, giocatori, quindi partiamo da sinistra verso destra. Apriamoci il primo pacchetto, vediamo se è un workout, anzi non lo diciamo, non è un workout, non si apre neanche, mi dispiace Nicola, tanta sfiga. Abbiamo trovato ancora le neglette, spero non sia un doppione. Perfetto, dentro pure sto gradello, io gli rimetto tutti questi paio di scarpe, le forme fisiche gli potranno servire. Mettiamoci l'altro pacchetto oro, tanto sono pacchetti abbastanza scrausi, niente workout, speriamo almeno che si apra, dai cacchio, puoi fare bella figura Canales. Boh, vediamo. Ah, beh, è mascherano. Mascherano non è male, però peccato che non lo puoi vendersi. Socco. È un'altra forma fisica rara, buono, guarigione che non è male. Questo qua scambiamo, vediamo, speriamo che sia vendibile. Perfetto. Lo stemma del Lion. Vediamo che sia vendibile. Non lo è. L'alias Arena. L'alias Arena, ok. Boh, poi se vorrai scartarli, io te l'ho messo lì nella lista. Allora, pacchetto giocatori rari, vediamo un po' questi pacchetti giocatori cos'è. Vediamoci le mani che ti ha portato bene. No, però avevo spiegato quanto ormai sapevo che era un workout. Vabbè, vabbè. Almeno si apre, il peso centrale da Lazio a Acerbi. 83, vabbè, era meglio trovare un 85, però vabbè. Benarfa, abbiamo trovato anche. Bakambu, Rudiger, che non è male, Voland, peccato che non lo puoi vendere, questo Voland probabilmente lo vendi via tanto, beh, non tantissimo. Benarfa, ok, per fortuna ce l'hai vendibile. Pippone, no vabbè, non credo che ti metterai a piangere per questo pippone. Allora, apriamoci l'ultimo pacchetto, poi ci salutiamo ragazzi, è la prima volta che ho più crediti di mio nipote. Vediamo, non è workout, quindi questo giro non mi ha portato bene, almeno si apre, speriamo che non sia sull'84, portiere è l'83, è su Subasic. 83, quinto 83, mi spiace, non sono riuscito a fare ancora.
Vediamo gli altri. Abbiamo Scrotto. Abbiamo Ginter, che non è un drink. Abbiamo Matteo. Cini, piccolo lui. Adriano è andato a giocare in Turchia. Vabbè, con tutti gli Adriani che ci sono. Speriamo che sia scambiabile. Porco due. E anche questo. Ah, almeno questo qua lo è. Nulla ragazzi, questi erano i premi, sia che miei che quelli di mio nipote. Io quelli delle Rivals, preferiti i crediti, mi sa che ho fatto abbastanza bene, anche se però due workout che ho trovato mi hanno dato abbastanza di culo. Potrei farci più di 58.000 crediti effettivamente, però vabbè, preferisco avere cash. Cioè, non si sa mai, magari ritiravi i premi, ritiravi i pacchetti e non trovavo una sega, come al solito. Quindi nulla ragazzi, spero che la live vi sia piaciuta, chi la vedrà in differita perché c'è soltanto la LIA che è immancabile, chi vedrà questo video perché poi lo sposterò anche su YouTube, quindi mi raccomando, guardatelo e sostenetemi perché ultimamente ho poca voglia di fare video, editarli, infatti questa settimana e questa qua è la prima live che faccio, anche sul Pro Club mi sta passando proprio la voglia, sia che di questo gioco che degli altri, sarà il tempo, non lo so. Vabbè, nulla ragazzi, sostenetemi, lasciate un like se vi va, commentate che la cosa mi fa piacere, mi potrebbe vogliare anche a fare più video, quindi commentate, scrivete che tipo di video vi piace, se vi piace più FIFA, se vi piace più Kingdom Hearts, se vi piacerebbe vedere Sekiro o altri giochi. Io ho altri giochi che teoricamente dovrei cominciare a iniziare, però veramente non c'ho voglia. Ho dimenticato proprio l'editing, proprio non lo sto più facendo, quindi. Ma ragazzi, se volete sostenermi, vediamo un po' se mi torna la voglia di editare, magari editare anche qualcosa su One Piece, Tres Screws, che lo sto trascurando un pochino, quindi chiedo scusa a tutti quelli che sono appassionati di One Piece e Tres Screws, che mi seguono solo per quello, però se adesso voglio vedere anche il resto, vi voglio bene. Quindi niente ragazzi, spero che. Adesso siamo tutti saluti veramente, quindi saluto tutti dalle beautiful vostre stelle Ares. Ci vediamo al prossimo video, prossima live. Ciao ragazzi!